Quindi dicevamo, le notizie, la prima notizia di apertura del nostro TGT oggi avrebbe dovuto essere la tematica relativa all'analisi multi-time frame. È successa una cosa però questa notte dove lavoravo, dove lavoro io, sui mercati, che mi ha fatto veramente riflettere, mi ha fatto davvero pensare e della quale voglio parlare con voi brevemente, voglio condividerla con voi proprio questa cosa, perché a volte se ne parla, ma sembrano cose impossibili, eppure la condivideremo. E poi andremo naturalmente a vedere quelle che sono le notizie dai mercati valutari, ovvero andremo a vedere in real time come si muovono le valute che noi seguiamo e quindi le informazioni che ci arrivano e quindi andremo a vedere se e come stiamo provando a sfruttare tutte le nostre analisi e le intenzioni di trading che condividiamo. E allora ragazzi, questa era la prima notizia che avrei voluto fare, invece poi stanotte, ripeto, è successa una cosa davvero molto particolare, quindi metto sullo sfondo un attimo i grafici, apro un attimo la telecamera così riesco a condividerla insieme a voi. Bene. Voi sapete che noi qui alla Sapienza Finanziaria siamo convinti che il trading online sia un'attività da attivo, ovvero uno dei modi con cui una persona, un risparmiatore, è in grado di far sì che siano i suoi soldi a lavorare per lui, non lui per i soldi. Siano parte dei suoi risparmi a far sì che producano un'entrata, quindi un utile, quindi un reddito. Si chiama appunto reddito passivo, quell'entrata finanziaria, quel reddito che hai, che non dipende dalla tua attività, non dipende dal tuo interessamento personale diretto. Sono quei soldi che entrano nella cassa della tua azienda senza che tu sei direttamente impegnato a produrre questo reddito, questo denaro. Ebbene, noi siamo convinti che il trading, scusate, se impostato in un certo modo, sia veramente uno delle attività di attivo maggiormente perseguibili, più facilmente perseguibili oggi nel panorama di quelle che potrebbero essere le attività da attivo. Ma dicevo, questa notte è successa una cosa che mi ha fatto veramente riflettere perché a volte si dice che è difficile, no? Creare attivi, creare tutte queste cose. Ebbene, eccomi di nuovo qua. Dovete sapere che voi sapete che io lavoro nel settore ortofrutticolo e contribuisco alla gestione di un ingrosso insieme ai miei amici ex colleghi. E insieme a noi lavorano persone un po' di tutte le etnie, no? Oltre a molti italiani naturalmente. Tra di loro, tra i nostri collaboratori, c'è un ragazzo che viene dal Marocco. Che è riuscito a creare un'attività da attivo laddove nessuno pensava si sarebbe potuto realizzare. E ve la spiego molto brevemente. Nel reparto della verdura si utilizzano delle cassette che sono riciclabili. Sono cassette di plastica che poi vengono riutilizzate, non vengono gettate ma riutilizzate. Ebbene, quando questi contenitori di plastica vengono riutilizzati, il contadino o il produttore agricolo al quale tu gliele consegni ti dà un tot, ti dà, mi pare, 10 centesimi a cassetta. Quindi tu vai a comprare la verdura da questi ortolani, da questi contadini, paghi la cassetta normale del tuo prodotto. E nel momento in cui gli ridai indietro il vuoto, scusate, lui vi dà una decina di centesimi, mi pare, per ogni cassetta, 10-15 centesimi a cassetta.
Ebbene, questo ragazzo era da un po' che noi lo vedevamo trafficare, diciamo così, con queste cassette. Lavora lì insieme a noi. Il fatto è che sprecava un sacco di tempo. E sapete com'è? C'è sempre da lavorare molto. Il lavoro sui mercati ortofrutticoli, svolto di notte, è un lavoro molto frenetico, molto veloce. È un lavoro che devi fare alla svelta perché poi la giornata finisce, i compratori se ne vanno e tu rimani con la tua roba in invenduto. Quindi un lavoro molto frenetico. E c'era questo ragazzo che stava via magari anche delle belle mezz'ore, no? E non sapevamo dove andasse a finire. Finalmente l'abbiamo capito. Questo ragazzo praticamente si era creato, era da alcuni mesi che lo seguivamo per curiosità. Si era creato un fiorente business di cassette. Cioè, dietro al nostro magazzino, lui aveva creato una sorta di posteggio all'interno del quale tutti i vari clienti gli riconsegnavano le cassette che a loro davano veramente fastidio e dovevano smaltire in qualche modo. Lui gli dava veramente pochi centesimi, 2 o 3 centesimi a cassetta, proprio per darglieli. E poi lui andava a ridarle ai vari contadini del mercato ortofrutticolo. Quindi noi avevamo sempre delle pile alte, enormi, no? di queste cassette attorno a sto magazzino, e ci rompevano anche un po' le scatole. Ma non era tanto quello, ma il fatto che lui proprio stava in giro delle belle mezz'ore per andare a rivendere poi queste cassette. Alcune settimane fa l'abbiamo un po' ripreso. No, non ripreso nel senso di sgridarlo, ma per cercare di richiamarlo un pochino all'ordine, diciamo, porca di una misera, mi stai via delle mezz'ore la mattina che c'è magari pieno così di clienti, è il momento in cui c'è da esserci tutti e tu mi stai in giro a fare le tue cose. Devi trovare un altro modo per riuscire a fare il tuo lavoro. Ebbene, questo ragazzo che ha più o meno 30 anni, sono tutti ragazzi se paragonati a noi. Questo ragazzo a un certo punto cosa ha pensato di fare? Ha pensato di creare una sorta di community all'interno del mercato ortofrutticolo e insieme ai suoi amici del Marocco, diciamo così, delega a loro di non solo raccogliere tutte le cassette vuote di invenduto dei nostri clienti, ma addirittura di tutto il mercato di Bergamo, perché io sono di Bergamo, quindi lavoro sul mercato di Bergamo, condividendo con loro una parte degli utili. Quindi lui, questo ragazzo, praticamente si ritrova che oggi, poi noi gliel'abbiamo chiesto per curiosità, lui, questo ragazzo praticamente riesce a crearsi, si è creato un reddito passivo di circa 600-700 euro al mese, proprio grazie a questo traffico di cassette che lui non tocca neanche più, ma questo lavoro glielo fanno tutti gli altri, glielo fanno tutti gli altri con i quali condivide una piccola percentuale che per loro è sempre tanta. Di quello che è l'invenduto di queste cassette di plastica che poi vengono riciclate. Ecco, lui è stato anche in ferie, mi pare un mese fa, circa sì, no, 2 mesi fa, è stato giù 40 giorni, ma il suo traffico che aveva messo in piedi di queste cassette mica si è fermato, anzi, ha continuato a funzionare. E al ritorno mi fa: Gian, wow, ma cosa ho guadagnato questo mese con sto casino delle cassette che ho messo in piedi? Ma sai, Gian, che io non tocco più neanche una cassetta, mi fa, eppure io guadagno lo stesso. Ecco, signori, benvenuti nel mondo altro da quello che è un normale modo di vedere il lavoro, cioè scambiare denaro con soldi, con tempo, no? Ma la possibilità di crearsi, cioè,
un'attività, un qualche cosa che ti generi un reddito, un'entrata finanziaria senza il tuo coinvolgimento diretto. Benvenuti quindi in questo mondo di questo nostro amico che così con niente è riuscito a crearsi un extra reddito e quale extra reddito? Proprio passivo, creandosi questo business di cassette riciclate, coinvolgendo tutti i suoi amici all'interno del mercato. Lui non fa più niente praticamente, si limita veramente solo a riscuotere questo denaro. Quindi, signori, ho pensato tra me e me, non venitemi più a dire, non rivolto a voi, dicevo rivolto a me, non dire più che è impossibile, perché questa parola impossibile in questa possibilità di crearti un extra reddito da passivo, un extra reddito passivo, non è vera, cioè è assolutamente concreta. La possibilità di fare una cosa, di creare, è possibile, è concreta. Se ci è riuscito lui, allora vuol dire che possiamo farlo tutti. Allora non è vero che non si può fare, vuol dire che forse mancano le idee, forse manca l'intuito, manca l'intuizione, manca la capacità di vedere i bisogni e poi di trovargli la soluzione. Beh, questo qua la soluzione l'ha trovata, noi pensavamo di averlo stoppato in qualche modo e invece lui, questo gli è servito per crearsi questo giro che gli sta creando un reddito passivo. E ci sono i suoi compagni di lavoro, i suoi colleghi di lavoro che lo guardano con due occhi così. Vuoi per dire, ma porca di una misera, non potevamo pensarci noi che è 20 anni che siamo qua. No, ci ha pensato lui che è 2 anni che è qua, che parla a malapena la nostra lingua. Non venitemi più quindi a dire che non è possibile, perché se l'ha fatto lui, allora è possibile. Ebbene ragazzi, veramente mi ha fatto riflettere, mi ha fatto anche un po' sorridere quello che abbiamo scoperto proprio recentemente, questo ragazzo. Perché è un po' quello che stiamo facendo anche noi con la nostra attività di trading sui mercati finanziari. Noi utilizziamo parte dei nostri risparmi, parte del nostro capitale, parte della nostra liquidità, investendola in operazioni di trading. Operazioni di trading che, se implementate nel medio-lungo termine, fanno sì che siano questi soldi a lavorare per te e quindi riuscire a crearsi un'attività da reddito passivo. È la ragione per la quale stiamo lavorando tutti, ognuno alla costruzione delle nostre aziende, chi piccole, chi medie, chi un pochino più grandi, per arrivare un giorno a dire io faccio trading sui mercati finanziari, lo faccio dedicandogli veramente poco tempo e in ogni caso riuscire comunque a far sì che i miei risparmi generino un utile e che quindi diventa praticamente un reddito passivo. Io non concordo assolutamente con davvero molti, molti colleghi trader che non so perché, ma si ostinano a dire che il trading è un'attività sulla quale bisogna stare concentrato per molto tempo, tutta la giornata e quant'altro. La mia esperienza personale, ad esempio, sta a dimostrare che non è così. Quantunque passi alcune ore della mia giornata a guardare i mercati, a studiare, esatto, a studiare molto, anche a condividere questa cosa insieme a voi, anche questa idea del TG, che vedete non ci vede operare direttamente, ma comunque ci vede coinvolti all'interno dei mercati, all'interno dell'attività. Ecco, quello che è il buy sell, compravendita, cioè il perseguimento di strategie operative, generatrici di segnali operativi, non è detto che necessiti una giornata intera a guardare continuamente
i grafici e quant'altro. No, si può operare anche su degli orizzonti temporali molto alti, 4 ore, giornaliero, addirittura settimanale, e quindi questa farà diventare un'attività che ti impiega davvero pochissimo, pochissimo tempo, e quindi farà diventare un'attività da reddito passivo. Un altro esempio che mi viene in mente, che è proprio partito recentemente, ancora qui dalle mie parti, c'è un amico dal quale io mi fermo praticamente a fare il pieno di gasolio alla macchina, che ha dei prezzi del carburante, del gasolio veramente molto più bassi rispetto alla media. E il gasolio che si mette dentro non è porcheria, ma è un gasolio buono per così dire, no? Ebbene, lui mi diceva, Gianni, io ero stanco di stare alla pompa 10 ore al giorno, alla pompa di benzina 10 ore al giorno, per portare a casa la mia pagnotta. Ho deciso di abbassare al minimo il prezzo del mio carburante, del mio gasolio. In questo modo ho tanta vendita e ho installato un self-service, infatti adesso si fa solo con il self-service, e io devo solo gestire quello che è il pieno, un po' di burocrazia per quello che riguarda la mia attività. E questa attività è diventata un'attività da reddito passivo, perché ci dedico veramente pochi, pochi, pochi minuti al giorno, poche ore alla settimana, vado a far visita al mio distributore la sera quando devo prelevare il denaro, faccio 4 conti e quant'altro. Questa è la gestione della mia attività di carburanti. Un altro straordinario esempio di come si può pensare a come trasformare la tua attività da reddito normale in un'attività che ti crei un reddito passivo. Ecco, queste due persone ci sono riuscite, noi ci stiamo provando con il trading. Ripeto, alcuni lo stanno facendo con creandosi una piccola attività, altri creandosi una media attività, alcuni di noi stanno lavorando per crearsi invece una bella un'attività veramente importante. L'importante però alla fine è riuscire tutti insieme a crearci questa sorta di rendita che è possibile, che alcuni di noi stanno già perseguendo e che stanno condividendo poi all'interno della Sapienza Finanziaria, e quindi è una cosa che è assolutamente, assolutamente possibile. Il trading online, se svolto secondo corretti principi, se svolto dopo una sufficiente quantità di tempo a sperimentare quello che è veramente questa attività. Se questa attività viene fatta da una persona con la testa, allora le nostre esperienze dimostrano che non è necessario operare tanto per alla fine ottenere dei buoni ricavi. Anzi, nel trading molto spesso meno è meglio. Meno è meglio. Un'analisi fatta sui time frame 4 ore giornaliera fatta bene ti consente di lavorare su dei dati sufficientemente affidabili e quindi riuscire ad implementare delle operazioni finanziarie che potrebbero andare al di là delle giornate, al di là delle settimane e quindi diventare nel medio-lungo termine, ovviamente, delle attività da reddito passivo. È quello che stiamo provando a fare tutti insieme e che proviamo a condividere anche all'interno del nostro TG della Sapienza Finanziaria. Ecco, ho preso quindi spunto da questo da questo nostro collaboratore che veramente stamattina mi ha fatto fare una sonora risata insieme agli altri miei colleghi, perché ci siamo detti: ma porca miseria, guarda, guarda questo qui cosa è riuscito a fare. Quando nessuno ci pensava e noi siamo proprio in questo campo, in questo settore e siamo veramente contenti che là fuori qualcuno abbia ancora queste idee, abbia questi intuiti che ci dimostri che questo
questo mondo è possibile, questa opportunità è veramente possibile. Molto bene, ragazzi. Andiamo quindi avanti, lasciamo il tema dell'analisi multi-time frame per giovedì e andiamo direttamente a vedere quelli che sono le notizie che arrivano dai mercati valutari. Sapete che noi non andiamo a leggere le notizie sui giornali, non andiamo ad ascoltare, a leggere quelle che sono le notizie che arrivano dai vari siti web per quello che riguarda l'azione dei prezzi, dei mercati, ma ci fidiamo solo ed esclusivamente delle informazioni che riusciamo ad interpretare qui, su questi grafici che vedete sullo sfondo, perché riteniamo che il prezzo di un prodotto finanziario sconti davvero tutto. Riteniamo che quindi attraverso una corretta interpretazione dell'azione del prezzo sia possibile poi andare a interpretare quelli che saranno i potenziali successivi movimenti. Quindi in pratica andare a ricavare quelle che sono le informazioni, le notizie che a noi importano per andare ad implementare delle operazioni finanziarie ad alta probabilità di successo. L'attività del trading online ovviamente è, come sapete bene, per noi un'attività da perseguire nel medio-lungo termine. Un qualunque metodo di lavoro, un qualunque approccio ai mercati necessita di tempo per vederlo funzionare. Non è nuovo. Sto guardando che c'è un capriolo di là, nel prato vicino a casa mia. Sono veramente a 100 metri da lui. Straordinario, che bello che è. Piove, ma lui è lì, impassibile. Sarà un'ora che è lì. Sono diventati veramente domestici anche loro. Scusate. Dicevo, un'attività di trading deve essere condotto in maniera indipendente ed è quello che insegniamo qui alla Sapienza Finanziaria. Insegniamo i principi di quella che è l'indipendenza dalle analisi degli altri, perché solo così è possibile creare un'attività potenzialmente profittevole nel medio-lungo termine. Medio-lungo termine perché un qualunque approccio ai mercati necessita del tempo per funzionare. Non è un caso che tu hai magari delle giornate, delle settimane, anche dei mesi senza fare profitto, e non pochi trader questo capita. Alla fine, come qualunque altra attività imprenditoriale, l'importante è riuscire a perseguire degli utili, trimestrali, semestrali, annuali e quant'altro. Il trading è un'attività imprenditoriale e quindi questo è un'attività da perseguire in proprio. Questo è quello che insegniamo noi qui alla Sapienza Finanziaria. Allora andiamo a vedere questi mercati. Andiamo a vedere la coppia regina euro-dollaro, che informazioni ci dà. Ebbene, dicevamo settimana scorsa, lo ricordate, come questo trend del medio periodo fosse stato messo in discussione, trend rialzista, fosse stato messo in discussione da questi minimi inferiori all'ultimo minimo relativo, lo vedete qui. Ecco, avevamo un trend rialzista con dei massimi e dei minimi crescenti, questo era l'ultimo minimo relativo. Il mercato nelle settimane scorse, o meglio la settimana scorsa, era riuscito ad andare al di sotto di questa importante area di minimi, decretando quindi un segnale di inversione di questo trend nel medio periodo. Sappiamo che nel lungo periodo invece il mercato di euro-dollaro è e rimane un mercato assolutamente in trading range, ovvero nulla si potrà dire fino a quando non si uscirà da queste aree, sopra o sotto. Si potrà certamente dire che quando ciò avverrà, avverrà con una buona o meglio una decisa esplosione di volatilità. Sapete che l'estensione per quelli che sono i principi dell'analisi tecnica
potrebbe essere almeno 80 quant'è l'estensione e la larghezza di questa vasta lateralità, e quindi ci possiamo aspettare davvero una bella esplosione di volatilità. Al momento l'euro-dollaro, le informazioni che arrivano è che si muove ancora all'interno di questa vasta congestione. Certo è che sappiamo ancora di nuovo che all'interno di queste congestioni si formano poi dei micro-trend. L'ultimo trend rialzista è stato messo in allarme, diciamo così, da questa sorta di minimo di mercato inferiore al minimo precedente. Quindi un segnale di allarme di inversione di questo trend rialzista. Dove potrebbe arrivare? Beh, l'abbiamo visto zoomando. I supporti sono noti, sono in area 103-104, sono questi supporti qui in basso. Vale veramente la pena di monitorarli per vedere se e come il mercato li testa e da qui prendere delle buone decisioni operative. Andiamo a vedere in intraday come si sta comportando. Proviamo a tracciare qualche livello. Ecco, vediamo questo minimo relativo di nuovo che è stato rotto anche lui al ribasso. L'ultimo minimo relativo è questo. Minimo del trend, quindi possiamo chiamarlo minimo assoluto di questo trend, di questa porzione di grafico. Il mercato potrebbe certamente arrivare a testarlo oppure andare a fare il pullback, quindi il retest sul minimo rotto precedente, minimo rotto in precedenza, e poi tornare veramente a scendere verso il basso. Stiamo scontando quella che è stata l'elezione americana di Trump con un apprezzamento del dollaro un po' su molte valute. Un apprezzamento che ancora continua. Nella giornata di oggi stiamo provando a vedere un primo tentativo di riassorbimento, ma certamente la spinta ribassista rimane. Rimane anche proprio in virtù del fatto che dopo aver segnato il minimo inferiore al precedente, quindi aver dato un segnale di allarme, i mercati hanno poi interpretato questa indicazione come la possibilità che il mercato scendesse ancora, che il prezzo potesse scendere ancora. E in effetti anche nelle giornate successive alla rottura del minimo ci sono state delle belle discese. Il momentum di queste giornate non accenna a diminuire, solamente la giornata di venerdì è stata leggermente inferiore alla giornata di giovedì e quindi davvero molto interessante. Vedremo questo pivot, che oramai potremmo definirlo tale, questo punto di rotazione, la giornata di oggi potrebbe chiudersi, difficilmente andrà a chiudere al di sotto dei minimi, di questi minimi di mercato, quindi questo punto di pivot rappresenta il primo vero segnale di inversione di questo trend. Se questo è vero, altra notizia, è che per quanto mi riguarda, in questo orizzonte temporale, ovvero traccio una linea verticale, praticamente dal 26, dalla fine del mese di novembre a oggi, il mercato è entrato in una correzione, ovvero da quando si fa un segnale di allarme di un trend, il mercato entra in una vasta fase di correzione. Questo consente il cambiamento di operatività solo da una parte direzionale diventa bidirezionale e quindi questo potrà essere il viatico per potenziali operazioni finanziarie long o short laddove lo riterremo opportuno. L'area di lateralità di questa vasta congestione è 10507, o meglio 105 e 70 verso la parte bassa. Sposto questa finestrella e 1,16 la parte alta, la parte supportiva. Siamo quindi all'interno di una congestione, una correzione all'interno di un ambiente che più swing di così, più non direzionale di così si muore. Quindi nulla di nuovo nel lungo periodo. Ecco qua il pivot che si sta formando. Dicevo andare un po' in intraday a vedere come sta lavorando il mercato.
Ecco, nella chiusura della giornata di venerdì e in apertura di oggi si è formata questa sorta di fase di accumulazione. Perché accumulazione? Perché il mercato è ripartito verso l'alto, quindi qui c'è stato un accumulo di posizioni con una bella tipo di divergenza di tipo rialzista. Il mercato si è portato anche al di sopra, è rimasto al di sopra dei minimi di venerdì. Quindi un'area davvero molto molto importante. Diventa cruciale vedere nel continuo della settimana se il mercato riesce entro oggi o nei giorni successivi a superare il massimo della giornata di venerdì. Potrebbe essere un viatico veramente per un bel recupero di tutte queste forti discese che abbiamo visto sul time frame giornaliero. Quindi segnaliamo la tenuta dei supporti. Anche nella giornata di oggi, supporti fatti registrare nella giornata di venerdì, i minimi di venerdì hanno tenuto, andiamo a vedere se e come verranno rotti definitivamente i massimi della giornata di venerdì e questo potrebbe dare il viatico a delle ulteriori spinte rialziste. Al momento vedete come proprio i massimi di venerdì, che è un'area che vi esorto sempre, le aree dei venerdì, di chiusura di mercato a monitorare perché sono aree sulle quali il mercato veramente va a lavorare in maniera molto molto interessante, vedere proprio il tipo di test, la risultante che ci darà la rottura verso l'alto potrebbe decretare la continuazione della spinta rialzista. Davvero interessante queste informazioni che ci arrivano quindi da euro-dollaro. Andiamo a vedere la sterlina. La sterlina che da alcune settimane era impegnata in una fase di accettazione di quelli che erano stati i ribassi di alcune settimane fa, quando ci fu quel crash della sterlina. I riassorbimenti avevano dato il via ad una fase di accettazione di questi riassorbimenti. Il mercato, eccolo qui, dopo averla rotta verso l'alto, questa fase di accettazione è andata a ritestarlo più volte con 1, 2 pullback, e la giornata di oggi sembrerebbe far segnare una potenziale continuazione di questa fase di accettazione. Lo dicevamo proprio quando eravamo qua, ragazzi. Ricordate che avevamo fatto anche delle operazioni di acquisto di sterlina contro dollaro? Avevamo detto che se il mercato avesse confermato l'accettazione di questa rottura, quindi il pullback si fosse fermato al di sopra, avremmo avuto la conferma della rottura, quindi una fase di accettazione, la probabilità che il mercato continuasse verso i rialzi. Ecco, c'è stato un primo tentativo di continuazione, un successivo pullback, e proprio nella giornata di oggi, andiamo a vederlo insieme in intraday, ecco, vediamo questa decisa spinta rialzista di nuovo a confermare l'accettazione davvero molto interessante di questa rottura. Davvero molto interessante, guardate il momentum di queste candele. Ore 14:36, è probabile che ci sia stata anche qualche notizia, qualche informazione importante che ha smosso il desiderio dei compratori di entrare in maniera massiccia sui mercati. Noi vediamo che anche dopo questo retest sui time frame giornalieri, o meglio scusate, sui time frame orari, vedete l'ultimo test qui di quest'area rotta, di nuovo questa fase di accettazione che ha poi portato alla spinta rialzista. Quindi diciamo che l'analisi che c'eravamo fatti durante queste settimane dopo il crash della sterlina sta portando veramente il mercato a muoversi nella direzione auspicata, o meglio quelle che sono le maggiori probabilità che avvengano, e quindi veramente interessante questa notizia. Cosa potrebbe succedere? Andiamo a vedere. Ecco qua. Certamente la spinta rialzista, se dovesse continuare, vedete che il mercato si sta anche, gli oscillatori si stanno anche scaricando e quindi
C'è la possibilità di una nuova continuazione del mercato? Uno scarico che sta avvenendo anche con delle divergenze di continuazione rialzista. Non stiamo entrare troppo nel tecnico, ma ci sono dei segnali di divergenza tra l'azione del prezzo e l'azione del suo derivato stocastico. Ripeto, tutto questo sta portando il mercato ad andare a riconfermare l'accettazione della rottura delle settimane scorse. Un'accettazione che se davvero ci fosse in maniera decisa potrebbe portare a ritestare certamente prima quest'area e poi soprattutto la parte alta di questa congestione, di tutta questa fase di lateralità. Ecco, se il mercato, dicevo, sulla spinta di questa accettazione dovesse portare i prezzi all'interno di questa congestione, beh allora il mercato potrebbe anche proseguire verso l'alto e magari andare a chiudere il primo gap che noi troviamo sulla strada, un gap aperto, proprio durante le giornate successive, eccolo qua, a questa decisa giornata, questa decisa sessione ribassista. Questo gap che rimane aperto in area 1,36 di sterlina dollaro. Vedete il mercato che non è più riuscito a chiuderlo, diventano una sorta di calamita poi per quello che sono l'azione dei prezzi. Ecco, notizia, informazione in real time, conferma di nuovo dell'accettazione della rottura verso l'alto di questa area, contestuale ripartenza del mercato verso l'alto. Staremo a vedere se e come il mercato andrà a confermare poi questa azione. Andiamo a vedere se riusciamo a identificare anche delle particolari conformazioni grafiche. Ecco, magari lo andremo a vedere meglio, a discutere meglio con i nostri ragazzi questa sera durante le lezioni della Sapienza Finanziaria. Una tipica conformazione di continuazione della spinta rialzista, una diminuzione di momentum al retest delle aree di supporto ex resistente che ha poi portato all'esplosione poi dei prezzi. Quindi una molla che si comprime con degli swing di volta in volta sempre più corti e quindi la probabilità che il mercato poi rompa verso l'alto questo tipo di configurazioni grafiche è veramente il primo target, vedete che diventa il punto da cui questa conformazione è partita. Davvero molto molto interessante. L'Australia dollaro, notizia in real time, sembra finalmente aver trovato un po' di supporto, un po' di pace su questi minimi di mercato, minimo di tregua, dopo che il retest della parte alta di tutta questa vasta fase di lateralità aveva portato il mercato a scendere verso il basso. Un supporto dietro l'altro praticamente disintegrato, vedete qua, supporto in area 0,75 violato con molta violenza, interessante violato con molta violenza, quest'altro tipo di supporto, 0,7430 di nuovo, il mercato l'ha oltrepassato come una lama calda nel burro, guardate questi supporti come hanno tenuto ben poco, il mercato non li ha neanche visti. E finalmente sembra aver trovato un po' di compratori in area 0,72-0,73. Quindi la notizia, Australia dollaro è su un'area che al momento sembrerebbe un potenziale supporto. Qui sono entrati in gioco i compratori, certamente, non di meno alcuni venditori staranno certamente liquidando parte delle loro posizioni. Naturalmente in profitto. Trovo sempre molto interessante andare a vedere come è avvenuto il test, perché questo poi ci aiuta a interpretare l'azione dei mercati. Andiamo a vederla sui time frame ancora minori. Ecco qua. Questo tipo di test di questa lunga discesa, se
Se andiamo ad analizzare la suite in frame inferiore, vediamo che ha preso la tipica conformazione di un classico setup di inversione, ovvero di un doppio minimo confermato dal mercato, confermato qui, con la rottura verso l'alto di questa neckline. Quindi il riconoscimento da parte del mercato veramente di un'area di potenziale supporto e il rientro dei compratori dopo la conferma della rottura di questo livello. Ancora una volta l'analisi grafica del mercato ci aiuta a ben interpretare quello che sta succedendo sui mercati. Dove si potrebbe arrivare? Una potenziale area di arrivo di questa spinta rialzista potrebbe essere l'area da dove è partito questa decisa accelerazione verso il basso, quella che noi chiamiamo un punto di lancio. Questo diventa o un punto da dove è partita l'accelerazione. Questa diventa una potenziale area di target, laddove questo movimento rialzo succeduto dopo che il mercato era arrivato su quest'area di supporto potenziale e finalmente sentita, dopo che di nuovo ho fatto questo doppio minimo riconosciuto dal mercato con la rottura della neckline, fase di accettazione spinta verso l'alto, ecco la potenziale area di arrivo di questo movimento è 0,73-0,74. Davvero interessante a livello didattico il tipico movimento, il particolare movimento che il mercato ha fatto su quest'area. Guardate anche questa bella divergenza di inversione, magari ne parleremo questa sera, quantomeno del pattern di sicuro, di questo vedremo se e come. Davvero molto interessanti quindi le informazioni che arrivano dall'australiano. Stop per il momento alle discese ininterrotte partite alcune settimane fa. Il mercato pare aver trovato supporto in area 0,73. Qui c'è un primo rimbalzo che abbiamo potuto ben vedere con questo tipico pattern di inversione sui time frame inferiori. Dove potrebbe arrivare questo movimento? Qui, come minimo su quest'area 0,74. Questa è l'area, diciamo, più facile fisiologicamente che il mercato possa arrivare a perseguire. Davvero molto interessante. NZD segue l'australiano, ogni tanto, non sempre, ma sono due commodity currency, quindi sono valute entrambe correlate. A volte lo sono, a volte non lo sono. Vedete che nella giornata di oggi lo sono e come. Rimbalza l'Australia, rimbalza l'australiano, rimbalza anche il Kiwi NZD USD. Eccolo qua. Una giornata tra l'altro che si era aperta con un gap, mi pare di vedere. Eccolo qua, sì, siamo a lunedì infatti. Una giornata che si era aperta in gap, un gap down, un gap chiuso immediatamente nei primi minuti di contrattazione questa notte. Il mercato ha ritestato quest'area, l'ha rotta verso l'alto e da lì è partita l'accelerazione di nuovo verso l'alto. Vediamo come la sta andando a testare. Vediamo se riusciamo a ricavarne qualcosa di didatticamente interessante. Andiamo a strutturare in maniera molto semplice quella che è l'azione dei mercati. Ecco, non c'è nessuna configurazione, non c'è stata alcuna compressione di volatilità. Ecco qua. Tracciamo delle linee di tendenza su tutto questo canale su tutto questo trend ribassista. Vedete che c'è stata una decisa violazione di questa linea di tendenza e quindi un segnale certamente di debolezza di quello che era la spinta ribassista. Proviamo a tracciare qualche area statica. Ecco, vedete questo minimo di mercato che era da supporto, era diventato resistenza, di nuovo un tentativo di tenuta e adesso ci siamo tornati al di sopra. Davvero molto interessante anche qui un secondo segnale di conferma di forza durante questa giornata in intraday del Kiwi.
Ci chiediamo dove potrebbe arrivare il mercato, se la spinta continuasse, beh, certamente area 071 potrebbe diventare un'area papabile per sul quale aspettare il mercato e vedere che tipo di test potrebbe andare a fare. Di certo è che la notizia di oggi segnaliamo un inizio di riassorbimento, di ripresa, di storno di tutta questa lunga discesa che ha visto anche il kiwi, ecco qua, andare a prendersi dei minimi di volta in volta inferiori. Oggi sta facendo segnare un po' il passo alla discesa con questa bella ripresa verso l'alto. Davvero molto interessante. Andiamo a vedere USD CAD, il lunedì, il solitario. USD CAD da alcune settimane è al test di aree molto importanti. Noi aspettavamo, o meglio, le nostre analisi davano per più probabile già una prima tenuta di queste aree. Il mercato poi in realtà ci è andato al di sopra per poco, ma vedete che di nuovo questa è veramente un'area di resistenza molto importante. Il mercato sta lavorando nel lungo termine a questa che è una sorta di trappola verso il basso, quindi una trappola per Tori. Il mercato ha fatto segnare un minimo inferiore al precedente, quindi un segnale di allarme di quello che è questo lungo trend rialzista. Di questa coppia USD CAD, un primo segnale di allarme, un ritracciamento che dovrebbe essere arrivato più o meno anche a metà dello swing. Andiamo a tracciarlo. Esattamente, vedete che questo swing verso il basso è stato ripreso per circa la metà, anzi non per circa, ma esattamente della metà. Il 50% della ripresa dello swing è un'area sulla quale il mercato generalmente va molto spesso a lavorare. Vedete che di nuovo quest'area è stata tenuta in considerazione dal mercato e qui sta provando a fare di nuovo un ritracciamento. Non sappiamo se attualmente sarà solo un ritracciamento di questo trend rialzista che sta salendo, questo trend secondario. Proviamo a vederlo sul time frame orario, un pochino più piccolo, o meglio qui sul 4 ore. Eccolo qua, vedete? Tutto questo ritracciamento successivo a questa discesa che ha portato al segnale di allarme del trend potrebbe essere un ritracciamento, ripeto, di questa spinta ribassista e quindi una continuazione verso il basso, oppure potrebbe essere davvero la potenziale ripresa del trend, perché no, visto che siamo in un trend rialzista, a seguito appunto di questo trend secondario. Certo è che questa area di resistenza sembra che tenga in maniera particolare. Se andiamo sui time frame inferiori, davvero interessante osservare la potenziale formazione di questo doppio massimo di mercato. Vedete il prezzo che sale, un primo test, un secondo test, la neckline questa. Diventerà quindi molto interessante a questo punto andare a vedere se e come il mercato arriverà a testare area 1,34 di USD CAD, perché laddove il mercato tenesse, questa area tenesse, allora verrebbe negato il doppio massimo e quindi la nuova ripartenza verso l'alto, e questo sarebbe solo un ennesimo ritracciamento di questo trend rialzista non ancora al di là dal fermarsi. Una rottura al di sotto di quest'area invece, beh, sarebbe un segnale molto importante, eccole qui, laddove il mercato dovesse riuscire ad andare al di sotto di quest'area, sarebbe un segnale molto interessante che non solo questo trend sarebbe in discussione, ma potrebbero davvero di nuovo essere entrati in gioco venditori che stanno aspettando il mercato su aree importanti da vendere dopo che già era stato fatto segnalare un primo segnale di allarme di questa inversione del trend rialzista. Davvero molto interessante anche, mi pare di vedere diversi spunti davvero interessanti per quello che riguarda le valute nella giornata di oggi. Anche didatticamente
secondo me molto molto interessante. Oggi è una giornata, ecco qui, vediamo come si era aperta. Ecco, c'era stato un leggerissimo gap, poi immediatamente chiuso e la continuazione verso il basso. Sì, vale la pena monitorare davvero quest'area, vedere come il mercato ci arriva, se ci arriva, vedere il tipo di test che ci fa, laddove se qui ci fosse un segnale, un avvertimento delle informazioni di tenute, il doppio massimo sarebbe negato, quindi ci sarebbe una nuova probabile spinta verso l'alto e questo trend sul giornaliero avrebbe modo quindi di continuare. Laddove invece il mercato riuscisse ad andare al di sotto di queste aree, sarebbe una buona indicazione che il trend potrebbe essere finito, perché il doppio massimo è un segnale anticipatore di inversione del trend, un segnale anticipatore, non inverte niente, ma è solo un segnale. E quindi staremo a vedere cosa veramente accade su quest'area. 0,134, scusate, del dollaro contro il dollaro canadese. Davvero molto molto interessante. Dollaro yen. Dollaro yen, sappiamo che ha invertito il trend ribassista su base giornaliera dopo che nella settimana scorsa il mercato aveva fatto segnare un massimo superiore al massimo precedente, che era il primo segnale di allarme di inversione del trend, laddove per me questo era un minimo di mercato, per alcuni è questo, per me diventa già questo, quindi il trend su base giornaliera di dollaro yen è invertito al rialzo. La giornata di oggi segna una piccola accettazione dei rialzi. Facciamo un po' di linee. Ecco, siamo di fatto su aree importanti di questo massimo relativo precedente, vedete, massimi e minimi di volte in volte inferiori, il mercato arriva a testarlo. Cosa aspettarci? Un potenziale pullback, quindi il ritorno in area più o meno 107-500, che è quest'area, un pullback, e poi vediamo se il mercato avrà veramente la voglia di riconfermare la spinta del trend andando a fare nuovi massimi. Noi non facciamo questo tipo di previsioni. Le informazioni che ci arrivano è di un mercato al test di un'area importante 110,70, 110,75 di appunto dollaro yen. Andiamo a vedere il tipo di test che sta facendo. Sarà un po' di accettazione sicuramente. Eccolo qua, di nuovo, quest'area di neckline, vedete come il mercato ci sta lavorando in maniera assidua, scendo non scendo, scendo non scendo, prima la nego, vedete il doppio massimo, prima lo confermo, poi lo nego, davvero molta molta incertezza su quest'area. Eccola qui, un'area che dicevo è certamente di potenziale resistenza in quanto è massimo relativo precedente. Durante la settimana vedete come il mercato è veramente riuscito a spingere molto, molto, in maniera molto decisa. Lo dicevamo settimana scorsa che il potenziale target poteva proprio essere 110,70. Rotto una resistenza, si va a cercarne un'altra, dice l'analisi tecnica, dicono le nostre anche lezioni all'interno del nostro percorso formativo. Rotto una resistenza, se ne va a cercare un'altra. Il mercato è così che si comporta, senza se e senza ma. Adesso il mercato ci è arrivato, l'informazione è questa, staremo a vedere il tipo di test che fa e anche qui poi prenderemo spunto per delle potenziali operazioni finanziarie. La sterlina anche lei, dopo aver rotto, ecco qui, dopo aver fatto accettazione della rottura di questa vasta area di lateralità successiva al crash della sterlina, contrariamente alla sterlina dollaro, la sterlina yen è rimasta molto più tonica, non ha mai fatto un vero pullback, anzi non ha mai fatto, solo in questo caso, un po' di accettazione, un secondo pullback, un secondo retest dell'area di accettazione rotta, ma ha continuato invece imperterrita ad andare a ricercare la prima area di potenziale resistenza, che era proprio in area
138 e 60, 138 e 70. Il mercato ci è arrivato. Andiamo a vedere come, con un bel impulso, vedete come di nuovo il mercato stia sentendo quelle che poi erano potenziali resistenze. Vediamo come reagirà. Stiamo assistendo alcuni giorni alla continuazione di questa trappola ribassista. Vedete che il mercato aveva spinto al ribasso per poi intrappolare tutti gli orsi, quelli che volevano vendere, stop loss saltati, prima accelerazione e continuazione della spinta. Primo target fisiologico era appunto il, dicevamo settimana scorsa o 2 settimane fa, l'area di questo swing 138, il mercato ci è arrivato, la notizia, andiamo a vedere se e come ci lavorerà. 14.58, andiamo a bomba, quella che è l'ultima parte delle nostre operazioni, per assurdo è quella meno importante, in quanto gli dedichiamo davvero poco tempo, perché riteniamo che l'apertura delle operazioni finanziarie, compro-vendo, sia poi alla fin fine qualcosa di meccanico, qualcosa di molto semplice, e che altro non è che la conseguenza di quelle che sono le nostre analisi, e quindi che non vale la pena poi nel bello e nel cattivo tempo dedicargli troppo troppo tempo. Quindi apriamo, ecco qui, mostra ordini. Sull'euro dollaro non siamo a mercato, lo siamo invece sulla sterlina. Lo eravamo con due posizioni long, ricordate? Una prima posizione chiusa a profitto settimana scorsa, eccola qui, una prima posizione chiusa a profitto settimana scorsa, la seconda posizione da gestire in trailing stop. Un trailing stop, o meglio, uno stop loss, perché il mercato, anzi, o meglio, l'avevamo lasciato invariato, questo stop loss al di sotto di queste aree, è stato colpito sul finire della settimana scorsa, e quindi dichiariamo chiusa una delle due operazioni long sulla sterlina dollaro, un'operazione chiusa quindi a pareggio, laddove la prima delle due posizioni era stata chiusa in profitto con il target, e la seconda posizione invece con uno stop loss. E quindi una posizione, un'operazione, un trade chiuso a pareggio. Stiamo gestendo la seconda operazione sempre sulla sterlina, laddove la prima l'avevamo già chiusa, la prima posizione di questo secondo trade l'avevamo chiuso a target. Il mercato è poi sceso a un passo, veramente un pelo, dal colpirci lo stop loss che ci avrebbe fatto uscire dal mercato, chiudendo l'operazione quindi a pareggio, con una perdita pareggiando gli incassi della prima posizione, quindi a pareggio. E da qui è partito un rimbalzo davvero molto interessante che abbiamo analizzato proprio oggi sulla spinta di questa compressione di volatilità, vedete? Swing di volta in volta inferiori, configurazione grafica di potenziale continuazione rialzista, il mercato l'ha riconosciuta, e quindi c'è stata veramente la ripartenza del mercato verso l'alto. Quindi rimaniamo in posizione di sterlina contro dollaro con la seconda posizione del primo trade che abbiamo fatto, e a questo punto gestiremo con un trailing stop. Naturalmente ci aspettiamo degli swing dietro al quale nascondere i nostri stop loss. Vedete che attualmente di swing non ce ne sono. Cosa intendiamo per swing, ragazzi? Beh, immaginiamo che il mercato faccia una cosa di questo genere. Ok? E quindi crei un nuovo swing, un nuovo punto di rotazione dietro al quale difendere la nostra operazione. Ebbene, allora potremo prendere questo stop loss e portarlo qui, alzarlo un pelino. Lo mettiamo qui e quindi difendiamo sempre i profitti che stiamo incassando, o meglio, diminuiamo la quantità di perdite su questo secondo trade. Attualmente questa condizione di mercato ancora non c'è, quindi lo stop loss rimane saldamente
posizionato proprio dove l'avevamo messo all'inizio e seguiremo in gestione dello stop appunto laddove il mercato dovesse darci degli swing. NZD USD, avevamo due operazioni long settimana scorsa che sono state stoppate entrambe. Entriamo qui sul orario. Ricordate questa configurazione grafica di compressione di volatilità che avevamo analizzato sul finire della settimana scorsa, che ci aveva portato a entrare sul mercato in posizione rialzista. In posizione rialzista il mercato ci aveva dato ragione per qualche eravamo più o meno qui per qualche pip, eravamo arrivati a un passo da chiudere il primo target e quindi la prima posizione che ci avrebbe assicurato il pareggio. Sul finire della settimana invece il mercato ha fatto questo storno di nuovo negando la configurazione di continuazione, o meglio di inversione di questo trend ribassista. Il mercato ha continuato a scendere e nella giornata di apertura di oggi con il gap down ha chiuso entrambe le nostre posizioni in perdita. Quindi segnaliamo due stop loss pieni su una delle operazioni di NZD USD sul Kiwi, sul quale eravamo impegnati. Rimane invece a mercato, eccola qui, la seconda operazione sempre sul Kiwi, la prima posizione di questo secondo trade l'avevamo già chiuso a profitto e a questo punto gestiamo di nuovo con un trailing stop quello che sarà l'evolversi di questa operazione. Siamo quindi long anche sul Kiwi e vedremo se come il mercato continuerà con questi rialzi. Se ci darà la possibilità di gestire lo stop lo faremo, altrimenti il mercato lo stop rimane lì così. Com'è? Siamo corti, se lo ricordate, anche scusate, siamo corti anche di lune di dollaro americano contro dollaro canadese. Lo siamo perché secondo noi questa è un'area di resistenza davvero interessante. C'erano delle indicazioni che ci facevano ritenere che il mercato potesse stornare in maniera più decisa verso il basso. Da quando siamo entrati sul mercato, il mercato ha solo negato la nostra operazione long short e quindi da alcuni giorni siamo in sofferenza su questo trade, di nuovo in doppia posizione. Un'operazione che comunque rimane saldamente in corso questa volta con entrambe le posizioni, quindi siamo short di USD CAD con due posizioni. Non siamo ancora in profitto, ripeto, perché siamo in sofferenza. La resistenza che sembrava aver tenuto non ha tenuto. La distanza dei nostri stop loss era tale da averci consentito di difendere bene la nostra posizione. Oggi il mercato sembra darci un pochino più ragione. L'analisi l'abbiamo fatta andando sui time frame orari per identificare quello che era un potenziale doppio massimo. E quindi seguiamo con estremo interesse questa operazione short in duplice posizione di USD CAD, quindi corti sull'uni. Non ci sono altre operazioni in corso per il momento, non vedo anche interessanti indicazioni che potrebbero farci pensare al momento di aprirne di nuove e quindi si conclude così anche l'analisi di quella che è. La mettiamo un pochino in ordine, l'analisi delle nostre operazioni che chiude un po' il nostro TG. Ecco, ci terrei a farvi notare proprio come viviamo in maniera molto molto serena la tematica relativa alle nostre operazioni finanziarie. Siamo trader ormai da 10 anni. Sappiamo che qualunque attività finanziaria, noi lo sappiamo che è così perché da anni lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, qualunque tattica, qualunque metodo di trading va sempre
valutato, osservato nel medio-lungo termine. Io non ne posso più di vedere questi trader o pseudo tali che postano sui vari social, anzi smetterò addirittura di andarci perché mangio su solo dalla rabbia. Operazioni, non capisco neanche il perché si postino i risultati delle operazioni, in quanto sono sempre relative a un certo orizzonte temporale. Magari trovi il somaro che è andato male per un mese, 2 mesi, e poi magari riesci a farti 4, 5, 6 mesi di grandiosi profitti. E quindi cosa facciamo? Oppure magari trovi il fenomeno che continua a gasare veramente sui social, facendo le cose indicibili e quindi attirando l'attenzione di chi ritiene che il trend sia una cosa facile, e poi magari vai a cercare tra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, questi sono letteralmente spariti, ne abbiamo conosciuti a decine nel nostro percorso qui alla Sapienza Finanziaria. E quindi non capiamo il perché di tutta questa agitazione sul mostrare, no? Sul mostrarsi operativamente parlando. Noi lo facciamo perché ovviamente stiamo condividendo la creazione di un'attività e questo è lo spirito con il quale questo direttore Gianmauro Belotti condivide all'interno della Sapienza Finanziaria questo suo mestiere. Io non sono non ho niente da insegnare, non ho niente da veramente, non mi ritengo di essere arrivato da nessuna parte, sono uno di voi che sta lavorando per costruirsi la sua attività di trading e che condivide insieme a voi questo percorso, condivide quelle che sono le sue esperienze, ritenendo che possa essere utile, che possano offrire degli spunti di riflessione. Ma certamente non mi ritengo uno di coloro che possono insegnare qualcosa. Semplicemente ci limitiamo a condividere, mi limito a condividere quello che è la costruzione della mia attività personale, che è cosa ben diversa dal mostrare le operazioni per vedere, ecco, vedete, ho una strategia che funziona, ecco, vedete come sono bravo, che poi è il risultato del 90% dei post che troviamo tra i vari social o parlando o discutendo con altri colleghi trainer. Ritengo che non sia questo il modo corretto per affrontare questa attività. Ognuno si costruisce il suo mestiere in proprio. Quello che faccio io è condividere la mia costruzione senza arrogarsi il diritto di dire ecco vedete come sono bravo, non ho niente da insegnare, vedete che prendiamo una marea di stop loss, cionondimeno siamo sereni, assolutamente sereni, gestiamo il rischio in maniera assolutamente maniacale, non sudiamo quando il mercato scusate ci viene contro, questo fa parte della costruzione e del perseguimento della nostra attività di trading. Sarete poi voi, amici e colleghi trader, a decidere se quello che sentite qui può essere interessante, può essere degno di riflessione oppure no. Ma nessuno certamente qua vuole insegnare il trading a qualcuno. Il trading non lo si insegna, il trading lo si impara, lo ripeto, il trading non lo si insegna. Il trading lo si impara. Nessuno può insegnare a un altro un mestiere, può insegnargli quali sono i principi, o meglio, e poi chiudo, può condividere quelli che sono i principi sui quali lui sta costruendo la sua attività di trading, facendosi vedere al di fuori nel tentativo che questa sua condivisione possa dare dei buoni spunti operativi. Ma va da sé che poi questi principi tu potresti utilizzarli in maniera totalmente diversa dalla mia e che poi è quello che veramente, veramente succede. Quindi alla larga mi raccomando a quelli che si mostrano per far vedere i loro trade solo per farsi vedere come sono bravi, come ce l'hanno lungo e quant'altro. Ragazzi, questo è davvero tutto per oggi. Ore 15:12, di nuovo sforato, un'ora.
Spero di non avervi annoiato. Vediamo se ci sono domande interessanti. Ci sono osservazioni su quando abbiamo parlato dell'attivo del nostro amico e altri ancora, davvero. Oh, ottimo, interessante. Grazie, tra l'altro. Bene, ragazzi, davvero si chiude qui l'appuntamento con il TG della Sapienza Finanziaria giovedì prossimo, ore 14. Addio, che è un piacere, noi siamo qua puntuali. Tra di voi vedo che ci sono anche numerosi partecipanti al nostro percorso formativo della Sapienza Finanziaria, in cui condividiamo appunto quali che sono i principi con i quali noi stiamo costruendo le nostre attività di training. L'appuntamento con tutti voi questa sera sarò tra l'altro io, colui che condividerà con voi questa serata, in quanto Giulio Valerio è impegnato in altri ambiti. E quindi con voi l'appuntamento è per questa sera, ore 21 puntuali. Ragazzi, si chiude a giovedì prossimo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ciao ciao!